di fargli stare bene, di convivere tutti insieme agli altri ragazzi, perché ormai siamo una società multietnica e dove si praticamente convivono molte famiglie di religioni diverse. E volevo sapere come riuscite a gestire appunto questa figura di allenatore catechismo, perché magari un ragazzo, faccio per dire musulmano, che vede poi i propri amici fare catechismo, si sente, faccio per dire, può sentirsi escluso, emarginato comunque, e volevo sentire come riuscite a gestire questa cosa. Dico una cosa io, Renato, poi. L'altra mattina è venuta una ragazza, aveva 23 anni e ha una bambina di 4 anni che va all'asilo comunale davanti alla chiesa e mi dice: io voglio battezzare la mia bambina. Questa ragazza è ucraina, ortodossa, che è così, ha respirato sì qualcosina di cristianesimo, ma è molto lontana. E dico: suo marito? Ah, mio marito, noi non siamo sposati, comunque mio marito è islamico, è marocchino, il battesimo, sì, mio marito è d'accordo, quindi marito marocchino, la moglie ucraina ortodossa, è cristiana ma è ortodossa, quindi chiedono di poter entrare nella chiesa cattolica. Questo ci viene a dire che quello che noi proponiamo, io mi ha fatto riflettere, cioè che i bambini che vengono lì, i suoi amici vengono, oppure cioè, sono attirati da questo che è il cristianesimo, la modalità di vivere insieme, perché cristiani vuol dire chiesa, vuol dire stare insieme, vuol dire no, avere delle, cioè un essere. E un altro esempio, io in parrocchia ho la scuola materna parrocchiale cattolica, cioè noi abbiamo dei principi ben precisi cattolici che, e quindi uno sa, c'è un progetto educativo ben preciso e ci sono tanti che sono cioè qualcuno che è ateo, qualcuno è, ma espressamente vogliono, no, che i loro figli vengano, ecco, questo così due casi per dire che la nostra proposta non è indifferente, ci sono tante persone che vogliono espressamente fare l'esperienza cristiana e noi non vogliamo fare qualcosa di amorfo, di qualcosa di così, ma una proposta ben definita cristianamente. Il centro sportivo è inserito in questo progetto cristiano ecclesiale, perché sennò uno può fare esperienze da altre parti. Quindi direi l'identità cristiana va marcata, perché tanti che sono anche cosiddetti lontani, ma siamo tutti un po' lontani, non è che cioè questa distinzione vicini e lontani è molto relativa, cioè tutti abbiamo bisogno comunque di Gesù Cristo, del suo aiuto e del buon pastore. Allora bisogna che noi marchiamo questi principi cristiani, non per discriminare, ma per dire: se vuoi fare un'esperienza di questo tipo falla, o se non la vuoi fare fai da altre parti. Però certi valori cristiani che sono anche umani, ecco, questo è importante ribadirlo. E sul discorso catechista, allenatore, cioè al di là di una persona o due persone che fanno contemporaneamente l'uno e l'altro, cioè l'idea è: la parrocchia fa diverse proposte, c'è il catechismo ma c'è anche l'oratorio settimanale, ma c'è anche il pattinaggio, ma c'è anche il calcio, ma c'è anche il campo scuola d'estate, ma c'è anche la tre giorni, ma c'è anche, no, ci sono tante tante possibilità che sono sempre, hanno un unico soggetto che è la comunità cristiana, no, che si esprime non solo nel catechismo, allora che come si intendeva una volta dottrina, uno veniva indottrinato, una volta che aveva riempito la testa di tutte le risposte a memoria era a posto, era pronto, no, cioè la formazione deve essere su tutti i fronti, quindi non solo su quello intellettuale ma anche su quello relazionale, quello ludico, su quello degli ambienti di vita. Fermo qui. A proposito di questo, volevo anche dire, una nostra realtà, per esempio, negli scout, sono dei ragazzi che non sono cristiani, sono musulmani e vivono la loro attività insieme con tutti gli altri e hanno fatto questa scelta ben sapendo che determinati valori, magari obiettivi sono diversi, però ci sono dei valori che sono comuni e stando insieme poi si manifesta a un certo punto, ecco, la bellezza, non so, anche del cristianesimo. E adesso ho avuto un ragazzo che ieri proprio ha fatto il passaggio dal reparto, quindi al noviziato, e quindi vuol dire 16 anni. E che cosa ha chiesto a un certo punto come segno di questo passaggio? Un crocifisso.
potete immaginare, è musulmano, non ha ancora fatto la scelta, oppure non la farà la scelta, però ama a un certo punto il messaggio cristiano perché ha riconosciuto in questi anni la persona Cristo come una persona buona, come una persona che gli interessa come messaggio. Quindi anche questo penso sia un momento molto bello. Poi dopo ognuno farà i suoi passi, farà le sue scelte quando lo desidera, però il proporre, il manifestare senza diciamo imporre niente, ma il proporre quello che si è, perché io ci credo, per me è una cosa grande, io lo propongo. Poi dopo la persona farà poi la sua scelta. Altri? No, queste ultime riflessioni sono molto importanti. Il concetto della polisportiva come spazio aperto per l'accoglienza nelle attività specifiche che fa e come le fa e le finalità delle stesse, aperte a tutti quanti. Quindi questo è un qualche cosa che la nostra polisportiva ha nel suo DNA, vorrei dire, ha sempre vissuto, anzi l'ha esteso non tanto solo alla parrocchia quanto alla realtà cittadina limitrofa, come diceva poco anzi Damiano. E le parrocchie vicine guardano noi come una possibilità di convivenza all'interno di queste tematiche. Questa situazione, a dire il vero, ha in alcuni tempi passati a volte discriminato in termini negativi, un po' pesanti, certamente sofferti alcuni aspetti della polisportiva che non erano ben compresi dalla restante comunità parrocchiale, ma ormai ci siamo passati sopra, siamo andati oltre, siamo cresciuti e maturati anche sotto questa ottica. Quello che volevo chiedere a Quadrelli era che anche noi avvertiamo, abbiamo sempre avvertito, fondamentale un'esperienza di approfondimento di queste tematiche nell'ottica di migliorare la nostra formazione cristiana. Voi avete un percorso vostro come polisportivo con dei momenti specifici di approfondimento, oppure attingete alle proposte generali che la parrocchia fa per tutti nel vostro cammino specifico di educatori all'interno dello sport? Vieni, parla qua, perché non, altrimenti non viene registrato la televisione, perché sei in mondovisione qui. Il nostro momento fondamentale è stato proprio quando c'è stato il sinodo. Lì nel sinodo abbiamo fatto proprio come polisportiva i centri d'ascolto e lì secondo me siamo cresciuti. Abbiamo fatto un cambiamento, non dico epocale, però fondamentale per la crescita della nostra società. Abbiamo attinto a quello che dice il sinodo e lì in quel momento abbiamo fatto il cambiamento. Come formazione, come responsabilità dei dirigenti, ci affidiamo sia a quello che ci dice il nostro consulente Don Marcello, perché le nostre proposte prima le confrontiamo assieme. Quel regolamento del pattinaggio che è stato fatto dai dirigenti, chiamiamoli dirigenti del pattinaggio, è stato fatto vedere, è stato dato l'ok, chiamiamolo così, però nel suo fondamento ci siamo confrontati noi al nostro interno. Cioè il fatto del bambino che cade e l'amico vicino che lo rialza, sembrano delle parole dette così, ma se andiamo a pensarci bene, ha un fondamento molto molto importante. Ed è stato creato, noi ad esempio ogni mese ci incontriamo, ma ci confrontiamo fra di noi. Quello può essere anche formazione. Poi ci affidiamo sicuramente a quello che viene fuori dal centro sportivo, quello che viene fuori dalla parrocchia. Anche il fatto che l'incontro col cardinale Tettamanzi e poi con altre persone su a Milano, quello magari ci sono andato io, poteva andarci qualcun altro, però fanno crescere. Cioè ti danno un qualcosa in più che se poi lo riporti tu nella tua comunità fa crescere anche gli altri.
Cioè, penso che ci vogliono due tipi di formazione, una legata no, alle proposte della comunità parrocchiale. Noi abbiamo tanti gruppi, c'è il gruppo famiglie, gruppo di un tipo, di un altro, quindi ci sono delle proposte per l'età di vita che uno vive, quindi la comunità fa delle proposte, quindi già quelle, aderire a quelle non è poco, cioè, quindi l'altro è una formazione specifica, cioè occorre dedicare tempo a una formazione che per